Uomini, donne, animali del Cadore è il titolo della mostra fotografica tenutasi a Pelosti Cadore nei mesi di luglio e agosto 2014. Nel 1900 il Cadore costruì una propria identità economica nell'affermazione del turismo e nella diffusione delle occhialerie. Fattori questi che hanno consentito uno sviluppo e un benessere economico. Oggi la crisi delle occhialerie e il declino del turismo hanno indotto alcuni giovani a ritornare all'agricoltura, a ritornare a un passato e appropriarsene in maniera innovativa, cercando di costruire un futuro attraverso la ridefinizione dell'identità montana, partendo dalla valorizzazione delle risorse presenti, terra, bosco, acqua, paesaggio, cultura, e ricomponendo così una cesura che c'è stata tra il montanaro e il suo territorio. La mostra racconta, attraverso le fotografie di Vito Vecellio, le interessanti e dure esperienze nel campo della coltivazione della terra, dell'allevamento del bestiame, del disboscamento.